Ma ho visto ricostruzioni giornalistiche, non, secondo me, non troppo realistiche, mettiamola così. Naturalmente, quando sei in aula ci sono dinamiche d'aula che non possono essere anche magari comunicate o gestite con chi non è presente fisicamente a Serafini. Mi pare che non ci sia alcun problema sull'iter della legge che stiamo portando avanti. Tra l'altro, ripeto, una legge in linea con quella delle altre regioni italiane. L'eliminazione del vincolo del doppio mandato per i consiglieri regionali prevista nelle modifiche della legge elettorale in discussione a Palazzo Ferrofini non sarebbe stata indolore, non perlomeno nel modus operandi, che secondo voci di corridoio e resoconti di stampa avrebbe irritato e non poco il governatore Zaia. Il motivo? Il cambio in corsa del relatore dell'emendamento, la cui primogenitura è di Fratelli d'Italia, ma che è stato presentato dal leghista Finozzi. Si dice che Zaia non fosse stato informato, ma il risultato della votazione, con tutta evidenza, non ne ha cambiato contenuto e scopo. Presidente, era fermo sul limite dei due mandati per i componenti della giunta e quella cosa non è stata assolutamente toccata. C'è una grande differenza fra appunto chi ha in mano, chiamiamolo, il potere esecutivo, quindi chi fa delibere, chi fa atti amministrativi, e un'altra, il potere legislativo. Quindi è una cosa che è uscita peraltro già discussa in parte in commissione e poi è arrivata in aula. Il vincolo resta per legge nazionale per assessori e governatori, cui è vietato fare più di due mandati successivi. Ieri sera i lavori del Consiglio regionale sono stati aggiornati e il voto finale è nel calendario della riunione di martedì prossimo.